di Harry Potter. Sbagliato onore di Springfield! Nel portarvi il saluto della Presidenza Nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica, delle oltre 500 tra sezioni e nuclei della nostra associazione che sono su tutto il territorio nazionale e all'estero, desidero prima di tutto rivolgere un deferente saluto e permettetemi anche affettuoso saluto ai parenti del capitano Corselli che ci hanno oggi onorati con la loro presenza. Un saluto e un vivo apprezzamento agli studenti che hanno dimostrato con le loro opere non solo una squisita sensibilità artistica, ma anche un profondo attaccamento e una vivissima passione per l'aeronautica, per il volo, che è un sentimento che ci accomuna tutti quanti, sia il personale in servizio, sia il personale non più in servizio e che fanno parte della nostra associazione. E questa è una giornata particolare. Gli scopi della nostra associazione sono semplici ma nello stesso tempo molto profondi. Li possiamo sintetizzare in custodia e tramandare i valori, sottolineo i valori e le tradizioni della nostra aeronautica militare, diffonderne lo spirito, promuovere tra la cittadinanza della nostra amata Italia la conoscenza e uno spirito aeronautico. È un qualcosa che potrebbe sembrare rivolto al passato, invece no, è chiaramente proiettato verso il futuro e questo lo dimostra l'attaccamento che abbiamo, il fatto di sentirci, di essere, ma soprattutto voler continuare ad essere membri attivi della nostra aeronautica, e questa cerimonia e la vostra presenza, la presenza del generale Girardi, che saluto e ringrazio, che è in rappresentanza dell'aeronautica militare, e di tutti gli amici che hanno la fortuna di essere ancora in servizio e che sono venuti a condividere con noi questa giornata particolare, ecco, vorrei rimarcare questa simbiosi, questa comunità di intenti, questo nostro sentirsi parte viva e attiva della nostra aeronautica e di portare nella cittadinanza, nelle comunità in cui svolgiamo, in cui viviamo e svolgiamo la nostra attività, questo nostro spirito, questi nostri sentimenti. E ritengo che questa cerimonia che ricorda e che celebra il primo quinquennio, e mi piace questo, il primo quinquennio, perché è un messaggio rivolto verso il futuro, è il primo, vuol dire che ce ne saranno altri 100.000 di quinquenni nel prossimo futuro, ecco, questo primo quinquennio della fondazione della sezione Arma Aeronautica qui di Cisterna di Latina, che è molto vicino alla comunità, come hanno testimoniato le parole del vostro sindaco, che ringrazio non solo per la sua presenza ma soprattutto per i temi che ha toccato e nel modo in cui ce li ha saputi illustrare. Grazie signor sindaco, e nel ringraziare lei desidero ringraziare tutta quanta la cittadinanza che ci ha accolti in questa bellissima città. Ripeto, siamo proiettati verso, non solo ancorati nel presente, rivolti al passato, ancorati nel presente, molto vicini all'aeronautica militare, e lo dimostra il fatto che il generale Girardi, che ha deposto la corona, rappresenta, è anche un nostro socio, un socio della nostra associazione, quindi nella sua figura ha accomunato personale in servizio e il personale non più in servizio che fanno parte della nostra associazione. Così anche come la Astro Samantha, tutti la conoscete, ne sono quieti non solo le trasmissioni televisive, i media, i giornali, la televisione, non solo è un capitano pilota dell'aeronautica militare in servizio, ma è anche una socia della nostra associazione, iscritta nella sezione di Treviso.
Mi pare la stessa in cui è scritto anche il generale Gerardi. Quindi, come vedete, veramente c'è un afflato verso il futuro. Le stelle sono, come dice anche il motto della nostra aeronautica, è il futuro non solo dell'uomo, ma è nello spirito dell'aviatore, quindi che è proiettato verso le stelle e proiettato verso l'ampio spazio. E in questo si incentra molto della nostra vita. Ma ripeto, l'attaccamento è molto forte, non solo lo dimostra questo bellissimo simulacro, che più che un simulacro è un aeroplano vero, probabilmente sia il generale Gerardi che io e molti dei presenti non solo abbiamo volato su questo tipo di aeroplano, ma probabilmente abbiamo volato anche su questo stesso aeroplano. Quindi è questo attaccamento, questa testimonianza, è anche significativo il fatto che in collaborazione con l'Aeronautica Militare la nostra associazione si è fatta promotrice di un'iniziativa per onorare, per ricordare i 4 aviatori periti in quel tragico incidente aereo di 2 Tornado l'anno scorso il 19 di agosto vicino ad Ascoli Piceno. Quindi siamo in procinto di realizzare un monumento che ricordi, che tramandi ai posteri il sacrificio di questi 4 nostri giovani colleghi. Complimenti in maniera particolare al vostro presidente, cari soci di Cisterna di Latina, al nostro amico Morgante, a tutti i membri del comitato direttivo, a tutti i soci che hanno operato per realizzare questa magnifica cerimonia, che sono sicuro operano anche per mantenere in perfetto ordine questa aiuola, questo monumento che ricorda non solo i nostri caduti ma tutti coloro che hanno sacrificato e hanno dato la loro vita per servire il nostro paese. Ecco, con questo auspicio, con questo augurio, con questo saluto vi auguro veramente a nome di tutta quanta l'associazione un bel anniversario, e con l'auspicio e l'augurio a tutti quanti di ritrovarci qui tra 5 anni per celebrare il primo decennale della vostra associazione. Grazie, complimenti e molto molto bravi.